È andata meglio del previsto l'iniziativa Drive-In promossa dal centro padovano di una delle più prestigiose griff automobilistiche del mondo. L'iniziativa che ha preso il via giovedì 16 per concludersi domenica 26 luglio con Grand Budapest Hotel, ironica e poetica opera del geniale regista americano Wes Anderson, ha voluto riproporre nell'incantevole scenario del parco di Villa Contarini Giovanelli Venier a Vovecchio, Colli Euganei, sette magnifiche sette pellicole che hanno segnato la storia del cinema degli ultimi 50-60 anni. Da Audrey Hepburn a John Travolta, da Tom Cruise a Brad Pitt, è stato organizzato un vero e proprio drive-in, appunto, dove il pubblico, anziché seduto in una sala chiusa, ha potuto godere all'aperto della visione dei film comodamente seduto a bordo della propria vettura. A parte due serate più l'ultima, riservate esclusivamente a proprietari di modelli della citata celeberrima casa automobilistica, le altre sono state, come si direbbe oggi, davvero inclusive, contemplando e accogliendo qualunque tipo di vettura, dalla utilitaria alla berlina più prestigiosa, senza distinzione di marchio e cilindrata. Il pubblico ha risposto bene, approfittandone per un giro sui Colli Euganei fino al comune Vo Euganeo, che la cronaca dell'emergenza Covid-19 ha reso praticamente riconoscibile in tutta Italia. Con buona pace dei suoi abitanti che, nel loro insieme di comunità, prima zona rossa italiana con Codogno in Lombardia, hanno costituito un test scientifico di assoluta affidabilità. L'iniziativa ha voluto coniugare anzitutto due aspetti: il ritorno all'outdoor, sempre come si direbbe oggi, ovvero al piacere di uscire all'aria aperta e tornare a vivere dopo mesi di segregazione coatta per l'emergenza sanitaria, quando in questa strana estate 2020 tante storiche iniziative cittadine estive sono state sospese, e, come sottolineato, la valorizzazione del borgo di Vo, minuscolo centro ai piedi dei Colli Euganei. Ma non solo, perché i 6 euro del costo del biglietto a persona andranno a costituire una offerta interamente devoluta in beneficenza. Verrebbe da dire che anche i motori hanno un cuore.